Io e la mamma l'abbiamo messa alla vita e Napoli poi l'ha adottata. E motivo di conforto, motivo di vicinanza, è una carezza che Napoli ancora una volta mi fa e fa tutti noi, a mia figlia, a mia moglie, i parenti che sono venuti dalla Calabria. E mi ripeto, Napoli è un popolo straordinario. Abbiamo avuto un bel abbraccio da Padova, tanta gente, oltre 2000 persone presenti al funerale di Chiara, e quello ci ha riempito il cuore naturalmente. Però come dico più spesso, questa è fine pena mai, come gli ergastoli. Il vuoto che ha creato questo tragico evento, nessuno, niente può colmarlo. Benvengono tutte queste manifestazioni. Noi siamo appunto qua per dire grazie ancora una volta a Napoli, adesso con questo murales che andremo a vedere, che anche questo è un gesto che solo a Napoli poteva essere realizzato. Mi ripeto dicendo che ci siamo convinti noi della famiglia, Cristina, la mamma, siamo convinti che è stata una chiamata, che sia stata scelta e sia stata chiamata. E per renderci, addolcirci la pillola, per rendere la pillola meno amara, questa chiamata è avvenuta a Napoli e solo Napoli poteva riuscire a rendere tutto questo meno tragico. La nostra famiglia ribadisce giustizia, perché niente ci riporterà Chiara in vita, però la giustizia la dobbiamo a lei, la dobbiamo a noi, e quindi noi ci crediamo che la verità prima o dopo verrà a galla, cioè, ci sarà sicuramente una svolta in qualche giorno. I tempi della giustizia sono lunghi, ma noi aspettiamo fiduciosi l'esito di questo iter.